Strutturalmente, storicamente, la illegalità diffusa non produce mai un aumento del PIL del territorio. Questo vale storicamente perché mentre nell'immediato l'illegalità può produrre qualcosa, poi diventa un gioco a somma zero. Viceversa, basta guardare i paesi di capitalismo avanzato, in realtà sono tutti incentrati sul forte rispetto delle regole, poiché il tema non è tanto stabilire se qualche impresa si arricchisce, ma se nel prodotto complessivo questo produce risultati. Ebbene, l'economia dimostra ed è consolidato che quanto più in realtà un paese faccia rispettare le regole, più questo produce un effetto virtuoso sullo sviluppo del reddito pro capite.